Quando qualche settimana fa ho cominciato a mettere online questi piccoli video tutorial sull'utilizzo del GPS outdoor, non avevo nessuna velleità se non quella di rispondere ad alcuni quesiti che i miei compagni di scorribande in mountain bike mi facevano. E quindi ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza maturata in tanti anni di utilizzo di questi strumenti, sia in ambito outdoor ma soprattutto in ambito lavorativo. Sono rimasto quindi piacevolmente sorpreso quando queste mie piccole pillole legate al mondo del GPS sono uscite dall'ambito delle amicizie più strette e si sono diffuse tra persone che assolutamente non conosco. Persone che poi si sono approcciate a me in maniera veramente molto educata ed elegante, cosa rarissima nel mondo web di oggi, per chiedere ulteriori suggerimenti o per darmi loro stessi. La cosa mi ha fatto enormemente piacere, perché da questo confronto civilissimo nasce una cosa che secondo me è fondamentale, cioè imparare. È il caso dell'amico Paolo, ad esempio, che ci suggerisce come calcolare un profilo altimetrico e tutti i dati associati all'altimetria utilizzando le mappe di OpenStreetMap e il DEM presente all'interno del GPS Garmin. Vediamo come si fa. In un tutorial precedente dedicato a Garmin Basecamp vi avevo fatto vedere come costruire una traccia sulle mappe di OpenStreetMap e poi, poiché quest'ultime non contengono dati relativi all'altimetria, esportarla in gpsvisualizer.com e calcolare il profilo altimetrico. Quel che suggerisce l'amico Paolo è di utilizzare il DEM contenuto nei GPS Garmin al posto di GPS Visualizer. Vediamo come fare. Allora, innanzitutto costruiamo una traccia, quindi io utilizzo questo metodo, quindi faccio prima un percorso. Questo percorso lo trasformo in una traccia e lo chiamo prova, con questa solita fantasia, no? Traccia prova creata, eliminiamo il percorso prova che non ci serve più e vedete che se noi andiamo a vedere il grafico altimetrico abbiamo solamente il COG. Che cos'è il COG? È il course over ground, cioè l'angolo di rotta, cosa che a noi interessa relativamente. Noi vorremmo che qui comparisse anche elevation. In questo momento non ce l'abbiamo. Dunque l'amico Paolo suggerisce di attaccare il GPS al computer, io in questo momento ho il mio GPS attaccato, e di utilizzare come mappa di sfondo il Worldwide Autoroute DEM Basecamp. A questo punto andiamo ad aprire di nuovo con il doppio clic le caratteristiche della traccia e qui sotto in basso a sinistra gli diciamo Set Tracks to Map Elevation, cioè importa per ogni punto traccia la quota. Vedete che è comparsa una colonna quota con i relativi dati. Quindi a questo punto, se noi andiamo sulla pagina grafico, oltre al COG avremo anche l'elevazione. A questo punto la traccia è pronta per essere salvata, quindi esporta dati utenti selezionati, diamo invia e il gioco è fatto. Ora a voi sperimentare. Grazie Paolo.